Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenute sul mio secondo canale, canale di cucina in cui facciamo video mercoledì e giovedì. Iscrivetevi se ancora non siete iscritte. Stasera io e Nancy vi facciamo una bella ricettina dolce, ma leggera. Ore 12:30 di notte. Nessì, idea per uno snack, ossia un dolcino post cena, però qualcosa di leggero, genuino, cioccolatoso, buono, che potete mangiare anche per merenda o per colazione. O dopo cena, O se dopo avete cena, tanta fame. come noi, se avete tanta fame, siete delle bimbe golose. Semplice, semplice. Vi occorrono frutta secca. Noi ci piacciono tantissimo queste qua, che sono le albicocche secche e i fichi, ma potete farlo con qualsiasi tipo di frutta secca. Noi usiamo queste qua, che compriamo alla Coop, sono biologiche. E cioccolato fondente, semplicissimo. In una tazzina sciogliamo il cioccolato. Nancy, fai a pezzettini il cioccolato, la mia assistente. Lo potete sciogliere o al bagnomaria oppure al microonde. Semplice, senza aggiungere acqua, senza aggiungere nulla, quindi andiamolo a sciogliere. Brava Nancy, cioccolato! Tutto sciolto, buonissimo! Allora, semplicemente si fa così. Dentro la cioccolata tutta sciolta, che io adoro troppo, cioccolato fondente, andiamo a passarci queste qua, quindi a mo' di inzuppamento, insomma, non so come Tipo dire. biscotto inzuppato nel latte. Esatto, però qua è cioccolato fondente praticamente. Togliete l'eccesso perché comunque devono venire passati nella cioccolata e poi andate ad adagiare così. Potete anche usare un foglio di carta forno, semplicemente. Una specie di cioccolattini che hanno un segreto, perché praticamente adesso li andiamo a mettere nel congelatore. Cosa succede? Il cioccolato fondente si fa tutto duro, no? Si indurisce. Però quando lo andate a mangiare, la frutta secca che c'è dentro, l'albicocca e il fico, sono dolci e sono tutti morbidosi, e quindi sembrerà di mangiare tipo un cioccolatino con la marmellata. Marmellata. Sì, tipo la Saker somiglia, Sì. perché. E allora praticamente la frutta secca dentro, che è dolce, va a dare questo sapore dolce al cioccolato, che è amaro, quindi si fa questo contrasto buonissimo, una scioglievolezza. Sono una specie di cioccolattini, però ovviamente sono super sani, perché vedete, il cioccolato comunque è fondente, quindi ha pochissimi grassi, non ha zuccheri aggiunti e quindi ovviamente è una cosa molto molto sana e leggera. Poi il cioccolato fondente fa tanto tanto bene perché contiene polifenoli, tante sostanze benefiche. E noi lo mangiamo tutti i giorni, eppure siamo magre, però il cioccolato fondente è una cosa che stranamente non fa ingrassare, non si immagina, ma è buono, fa bene ed è uno snack sano. Ah, che meraviglia, guardate Guardate qua, adesso cosa si fa? Si vanno a congelare, quindi mettiamole nel congelatore e devono stare anche pochi minuti, nel congelato, tipo 10 minuti. e vai, così ce li mangiamo. Subito su. Vedo golosona. Eccoli qua, appena tolti dal congelatore. Adesso aspettiamo 2 secondi prima di andarli a staccare. Ovviamente se mettete la carta forno sotto è meglio, perché è più facile, si staccano più facilmente dalla carta. Noi purtroppo l'avevamo finita, se no aspettate 2-3 minuti così e poi li staccate con l'aiuto di un coltellino. Ecco il fico, scioglievolezza, guardate che bello. Questa invece è l'albicocchina, guardate la cioccolata che si scioglie, diventa tutta una scioglievolezza. Buonissima ragazze, troppo buona. E mo basta però, te li stai mangiando tutti tu. Buone. Un po' buona la cioccolata che si scioglie, non si che mi guarda. Buonissimo. Dentro diventa tutto marmellatoso, un cuore di marmellata. Buoni buoni, ciao. 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 Yeah.